Adamo Lucciallini, si è aperta la caccia, via! Terza puntata, ci troviamo ancora a Terni, siamo ancora su questi splendidi e meravigliosi tricicli che si chiamano... Drift Trikes. L'inglese non lo so, scusate. E questo signore che si trova adesso qui con me, come vedete ancora non ci sono donne, è l'addetto stampa, è l'uomo della comunicazione del gruppo. Ciao a tutti, Federico Sordini, addetto stampa, pubbliche relazioni, ho inventato il logo del club e mi occupo di tenere i rapporti con i giornali, con i responsabili degli altri club che ci invitano ai vari eventi, la realizzazione appunto delle varie locandine, dei vari striscioni, banner, la curo tutta io, la fotografia appunto, e video eccetera eccetera, seguo il sito, seguo la pagina Facebook, aggiorno i video, YouTube e tutto quello che riguarda questa zona. Una cosa molto importante che non abbiamo detto, ma per le vostre uscite prendete dei soldi oppure magari lo fate per divertirvi e vi fate offrire soltanto la cena o lo fate perché magari ci sono belle donne che qui intorno non vedo? Il bello di questo sport è che non ci paga nessuno, anzi molto spesso tiriamo fuori i soldi di tasca nostra, tutto totalmente gratuito, anzi sovvenzioniamo spesso le trasferte e i mezzi che ci riportano su. Un'altra domanda che non abbiamo fatto né all'inventore né al presidente: il vostro gruppo da quante persone è formato? Allora, attualmente siamo 12, se non mi ricordo male, siamo 12 iscritti, abbiamo 12 trikes, due nuove in costruzione, sempre del nostro meccanico Giulio, che abbiamo visto prima, e niente, speriamo di aumentare il numero per il prossimo anno. Si spare, allora, adesso parliamo di un evento, se non erro voi il 22 settembre avete un grande evento, che oltretutto è... mi sembra che si riallacci a una famosa corsa di carrozzelle che si svolge a Narni. Allora, il 22 settembre 2013 a Narni, in occasione della corsa delle carrette, scenderemo anche noi dei trike, siamo stati invitati per il secondo anno e l'anno scorso è stato un po' di prova perché appunto era la novità per tutti noi. Quest'anno saremo, speriamo, circa 20, forse anche qualche numero di più. E l'evento è semplicissimo, si svolge in un'unica giornata, si fa l'iscrizione, due sessioni, la mattina e il pomeriggio, si scende diciamo in gruppo e si fa spettacolo. Comunque sicuramente saranno molto più di 20, io penso una trentina, perché gli appassionati di questo nuovo sport ce ne saranno molti. In questa puntata avremo tutte donne in minigonna, difficile con queste facce, molto difficile, ma mai dire mai.